Chi è Andrea De Donà, il di Joel e il grande fratello VIP? Andrea De Donà è il padre di Joel e di Mattias, che questa sera entrerà al grande fratello VIP per la seconda volta. Una visita che arriva a mesi di distanza dalla prima volta, in novembre. In quella occasione, proprio Andrea De Donà aveva rassicurato la figlia chiedendole di fare attenzione al fatto che aveva comunque una vita fuori dal gioco. La concorrente del grande fratello ama tantissimo suo padre, amo mio padre più di me stessa. È tutto per me, è un amore che non ho mai provato nella mia vita. Ma chi è Andrea De Donà? Le informazioni che conosciamo sull'uomo, il padre di Jaele, non sono poi così tante. Non sappiamo molto se non del fatto che lui è molto legato a sua figlia. Lo scorso novembre aveva infatti dichiarato di aver fatto per la figlia sia il papà che il mammo, sic, perché è con lui che Jaele è cresciuta. Ho dovuto venire io fin qua a trovarti, sono felice di vederti, stai tranquilla. Sai che ci sono sempre stato per te, ti ho fatto da papà e da mamma, così ammesso io sono venuto anche perché ho un po' di preoccupazione per le tue debolezze. Anche per la tua vita reale che c'è fuori e che ti aspetta, la tua famiglia da costruire, da sviluppare. Il grandissimo legame di Jaele De Donà con il padre Andrea è altresì sottolineato dalle parole molto importanti che la stessa Jaele ha dedicato a suo padre durante questo lungo percorso all'interno del reality show. Queste le sue parole pronunciate in una delle tante giornate trascorse all'interno della casa più spiata d'Italia. Non hai idea di cosa darei per parlare con mio padre in questo momento per 5 minuti. Non ho mai avuto un periodo tanto lungo senza sentirlo in tutta la mia vita, mai. Mai. Io e mio padre siamo legatissimi. Non saprei come descriverti mio padre, lui viene prima di mio marito. Mia mamma, non so nemmeno come descrivertelo. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.